2 milioni di euro a fondo perduto per le imprese della città metropolitana. Il Consiglio Camerale, riunitosi martedì scorso in via d'urgenza, ha approvato la variazione del preventivo 2020 che consente alla Camera di Commercio di Reggio Calabria di destinare i 2 milioni di euro per supportare le imprese della città metropolitana in questa fase particolarmente critica dovuta all'emergenza sanitaria ed economica da Covid-19, dando di fatto il via libera al bando deliberato dalla Giunta Camerale lo scorso 27 aprile. Si tratta di 2 milioni di euro di contributi a fondo perduto per l'abbattimento del tasso di interesse sui finanziamenti finalizzato a favorire gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria per la gestione aziendale in questa fase economica così delicata per le imprese reggine. Il bando, che sarà pubblicato nei prossimi giorni, si inserisce nell'ambito delle iniziative promozionali a favore delle imprese adottate dal sistema camerale nazionale, anche in attuazione dell'articolo 125 del decreto Cura Italia, convertito in legge, che ha previsto la possibilità per le camere di commercio di realizzare specifici interventi per contrastare le difficoltà finanziarie delle MPMI a facilitarne l'accesso al credito. Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese reggine di tutti i settori economici che a partire dall'8 aprile 2020 hanno stipulato un contratto di finanziamento con banche, società e leasing e altri intermediari finanziari per esigenze di liquidità. Il contributo a fondo perduto, erogato in un'unica soluzione, è finalizzato all'abbattimento del 100% del tasso di interesse fino ad un contributo massimo di 5.000 euro.